Alberto Ginastera, compositore argentino, ma anche spagnolo e italiano, avendo la mamma italiana e papà spagnolo, in effetti ogni tanto sbagliamo la pronuncia del cognome del compositore dicendo Ginastera. Ho fatto pure io questo errore. Nel 1953 ha composto questo bellissimo brano chiamato Variazione sconcertante per orchestra e adesso ascolteremo l'inizio della quinta variazione, la variazione drammatica eseguita da viola. Interessante che Ginastera ha scelto proprio viola come un strumento che può ben esprimere un dramma, un carattere disperato, anche volendo. Quindi già i primi due accordi sono importanti come li vogliamo fare. Io sceglierei il secondo perché c'è più peperoncino, più cattiveria, che è giusto per questa variazione, giusto per questo inizio. Poi ci sono queste sestine che leggermente vanno in alto e finiscono con un armonico in diminuendo. Adesso dipende da voi. Se volete rischiare un pochettino e andare in su con gli armonici oppure finire due armonici in terza posizione, che magari sono un po' più semplici da eseguire e più sicuri come qualità del suono, ma dipende da voi, dipende dalla scelta del stesso violista. E questa era la parte più difficile della variazione, perché il violista qui proprio combatte con le doppie corde, con quinte scomodissime, ottave, seste, terze, eccetera. E giustamente il primo compito è suonare più intonato possibile, ma nonostante la fatica tecnica, intonazione, eccetera.
Prima cosa, secondo me, importante è seguire il disegno melodico che è nascosto qui. Il solo finisce con un trill lunghissimo che non finisce più, cioè il solo finisce, ma il trill è lunghissimo che sembra che non finisce più. Quindi ci sono tanti modi per seguirlo. Può essere trill normale, una nota con un trill, può essere un trill con un carattere un po' più nervoso, un po' elettrico, un po' minaccioso, diciamo. Tipo qualcosa di questo genere, oppure può essere un trill con piccole onde di crescenti diminuendi, anche se non ci sono scritti, io mi permetto di suggerire, perché basta fare pochissimo e così la nota diventa più viva, c'è cioè più energia. È importante la ultima nota re acuta in senso come vogliamo vibrarla. Se vibriamo tanto o se vibriamo meno. Ci sono tanti modi, ma secondo me il modo più sicuro per finire il solo della viola intonato è vibrare più stretto e usare il vibrato più piccolo, perché così c'è più speranza che l'ultima nota viene intonata e con bella qualità.